Oggi più che trio siamo due, Marco. Io ho finito con la pompa di benzina. Medico. Devo procurarmi anche una maglia. Anche dell'Agip, eh? Ma so che tu la tua esperienza lavorativa l'hai iniziata con l'Agip. Come no? È cominciata nel 79 con la Gilera. Prima sponsorizzazione Agip. Pilota Dario Nani, che voi non vi ricordate nemmeno. Mi sa che 79, giusto un anno prima che io venissi. 79, Gilera, poi prendemmo Rinaldi, Madì, Raier, Velkeners, tutta una storia. Ma non abbiamo mai vinto il mondiale. Noi stiamo aspettando sempre Belinca e Paddock 2, così iniziamo a completare. Belinca e Paddock 2 ce ne sarebbe, ragazzi, da fare, ve lo dico io, però dai. Rimaniamo con l'uno e comprate ancora due o tre coppie. Ce n'è poca in giro, eh. Senti, può aver letto Aragon, pista bella, particolare. Ma io ho parlato un po' con l'uomo Michelin, è un po' preoccupato perché non ha provato. Quindi sai, quando non provi e riasfalti un circuito, può andare bene, può andare meno bene. Male sicuramente no, però lui ha un po' paura anche dell'asfalto che viene su con sto caldo. L'olio sai, quando, sì, quando non provi le gomme, ragazzi, può essere una lotteria. Infatti anche i piloti, vedi che tanto più sulla loro, dicono, boh, non lo so, vediamo. Sì. Fa piacere sempre quando riasfalti, perché vuol dire che il circuito lo rendi anche più performante. Però sai, se non ci fai le prove con le gomme... Infatti io, questa è una cosa che mi ha lasciato un po' perplesso, ti dico la verità. Mi aspettavo che la Michelin perlomeno andasse a fare due prove con il pilota. Non ha un minimo di idea, però vabbè, sono bravi, speriamo che siano bravi e anche fortunati, diciamocela tutta. Senti Carlo, c'è qualche novità in questo fine settimana, perché conosciamo quasi le ultime caselle a MotoGP, è stato ufficializzato al Alighieri. Sì. E abbiamo Chantra che debutterà. Chantra con... sicuro, l'abbiamo anche già detto. Sì, è stato. Mancano i due. Però una cosa che mi ha stupito è stata la scelta di Honda di Nakagami, perché Nakagami diventerà il tester HRC in Giappone. Quindi... Ma a me non è che mi sorprende più di tanto. Nakagami ha sposato la Honda. Sì, sì. Alla fine, dopo tutte le cadute, gli infortuni, gli ospedali che ha fatto. La Honda come minimo lo doveva tenere e lui è il nuovo Honda, per cui sai, hanno tanti collaudatori adesso, tra Lens, io mi auguro che questo gli serva, però non lo so, più che collaudatori secondo me gli servono ingegneri, certo. E gente del mestiere, dico per esempio come ha fatto Yamaha con Massimo Bartolini. C'è gente che ha lavorato sul campo di gara, che sa quello che fa e che praticamente non perde tempo, sa quello che deve fare. Adesso vedo una marea di ingegnerini sempre uguali, perché i giapponesi sono uguali, messi lì sei mambirilli, sei, sette diversi, non sai nemmeno chi è il capo progetto. Ken l'hanno un po' spostato, ma Ken sapevamo che era un organizzatore, sì. Non era un progettista. Non lo so, mi auguro che facciano delle... anche perché abbiamo bisogno di Honda, certo. Possiamo... correre un mondiale senza Honda e Yamaha, i giapponesi. Noi scherziamo e ridiamo con la Coppa Giappone, ma... Sai, secondo me è stato simpatico quello che ha detto Nakagami, con cui abbiamo parlato, perché ha commentato questa cosa e un giornalista gli ha chiesto, ma quando è che Honda ha perso la strada, secondo te? E lui è stato molto preciso, ha detto, per me nel 2022, perché hanno cambiato filosofia di moto, seguendo un po' la strada degli europei, e abbiamo perso quello che era il nostro punto forte, cioè la stabilità staccata, un po' di morbidezza, velocità... Cioè lui era sicuro che quello fosse il punto zero. Io la penso un po' diversamente, Marco. Cioè? Io penso che loro avevano sviluppato la moto solo con Marquez, se vuoi la mia opinione, e tutti gli altri non la guidavano. Una volta perso Marquez sono andati, perso anche perché ha avuto incidenti. Sì. Quindi una volta perso lo sviluppo su Marquez sono andati in paranoia. Questa è la mia opinione, ma... ci giocherei il 90%, al di là di quello, non ne sa di più di me, Nakagami, però sono convinto che quando Marquez cominciava ad avere i problemi, la moto era sviluppata su di lui, certo. Non sono più andati avanti, hanno perso completamente la strada. Ma Carlo, sai, queste sono cose che succedono, secondo me, quando un fenomeno va talmente forte da indirizzare una casa verso un certo tipo di sviluppo fatto in un certo modo, come successe con Stoner. Ma te lo stavo dicendo, guarda che Stoner e Marquez sono stati
il bene e il male, ma capitemi cosa voglio dire, ragazzi. Il bene perché hanno vinto i mondiali, il male perché finito loro, mi ricordo Ducati, prese Melandri che lo mandarono al psicologo, quasi. Te lo ricordi come lo mandarono al psicologo? La Honda, via Marquez, guarda che fine ha fatto. Bisogna stare attenti quando succedono quelle cose lì, eh. Però l'azienda è la loro, basta che la Honda non si faccia battere della prossima tripletta della Ducati, lo sai, no? La prossima tripletta batte il record della Honda e tripletta. Sì, ma è una cosa che... è una questione di tempo. Secondo me può succedere già anche di ore, forse di giorni. Sì, 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 ormai si tratta non di... Però è una cosa... Sì, ma di quando? Ragazzi, comunque è una cosa storica sta qua. Mi dirai, ci sono più Gran Premi, una volta facevi 11, 12, certo. 13 Gran Premi, per cui è tutta una cosa un po' diversa. Però intanto... ci sono anche tanti piloti Ducati forti. Cioè, ma sai, secondo me Carlo, io non so tu come la pensi, l'hai detto però altre volte anche con Matteo Paolo, al di là della moto, che indubbiamente Ducati adesso, però c'è anche un discorso che ha tutti i piloti in questo momento più performanti, perché tra e guidano in un modo diverso, sì, ma guidano anche in un modo diverso, però attenzione, cioè, eh. Sì, cioè dico, riesce, sai, con il ventaglio di piloti che ha, di squadre che ha, di moto che ha, alla fine riesce sempre a tirare fuori. Sono d'accordo con te. Io la mia impressione, allora, ricordiamoci un po' il passato. La Ducati ha fatto fatica prima di arrivare, ha preso delle bastonate per anni, La Honda deve guardare un po' quello lì, Ma oggi guarda, Pecco in conferenza l'ha detta questa cosa, sì, è stata interessante, perché gli hanno chiesto quando è che la Ducati ha cambiato, no, filosofia, e lui ha detto guarda, il giorno che abbiamo deciso di utilizzare il freno motore diversamente da Dovizioso, allora abbiamo iniziato a vedere che ci sono dei vantaggi in certe cose che ci hanno aiutato, e lì è stato il punto di partenza per iniziare ad andare forte con tanti piloti diversi. Quindi... Però sai, ci ha messo anni lo stesso. Sì, come no, certo. E allora sai, la Honda deve un po' guardare queste cose, quindi deve sbrigarsi, perché non vedere la Honda competitiva, francamente da te a me all'ultimo lettore... No, nessuno lo vuole, piace. Certo, lo vuole, certo. Soprattutto. Yamaha... Allora, c'è tanto interesse intorno alla Yamaha, perché hanno preso gli uomini giusti, come hai detto prima. Dall'Ara, però calma, ragazzi. Marmorino. Però calma, ragazzi. Calma, perché è difficile. Ma sai, oggi ho parlato con Fabio, perché loro hanno fatto questi test a Misano, a Mugello, hanno richiamato Dovizioso perché calma, non stava bene, insomma. E una delle cose che Fabio ha ripetuto più di una volta è noi con il nostro 4 in linea, con la nostra configurazione, non possiamo avere una moto che è messa in pista come le altre. D'accordo, perché l'altro. Però ha detto, però c'è anche da dire che se ne guardiamo, anche la Honda ha un motore a V e comunque soffrono tanto anche loro. Quindi non è detto che sia io poi solo che quello. Che loro lo stanno preparando. Ma io sono convinto anche che lui ha detto è una, il V4 è una possibilità che c'è. Devono fare una scelta. Tavolo, quindi, sai, però Carlo, è la tempistica, perché considera il regolamento che cambia. Ma io, attenzione, parlo del 2027. E Fabio non è che può aspettare altri 3 anni, capito? Allora, io ti dico come la penso io. Se la Yamaha il prossimo anno arriva nei primi 10, entro fine anno ha fatto un miracolo. Tu la vedi peggio di quest'anno, secondo te? Nei primi 10. Quindi meglio di quest'anno, però in classifica. Vabbè, sì. Se lei arriva nei primi 10, ha fatto un grande salto in avanti, ma un mezzo miracolo. Difficile, per me è difficile. Sì, anche perché io penso che in tempi di stabilità regolamentare, dove i livelli sono plafonati, l'unica cosa che forse può aiutarli è il fatto che ci saranno meno Ducati in pista, che comunque vanno di piloti forti con altre moto forti, perché alla fine Enea va in KTM, Orde in Aprilia. Nei primi 10, perché c'è 2 Ducati in meno. Sì, sì. Io faccio anche una cosa matematica, attenzione. Per cui la mia impressione è comunque che sarà dura che i giapponesi arrivino. Cioè, secondo me sarà ancora prossimo anno una cosa italiana-europea. Austria-Italia. Austria-Italia, dai. D'altronde gli austriaci sono gli unici che hanno perso da noi le belle guerre mondiali, che figure. Vai a vedere. Non abbiamo mai vinto, abbiamo solo battuto gli austriaci. Lo dico simpaticamente, sì. Ragazzi, però è vero. Senti, poi invece un'altra domanda che ti voglio fare, perché poi io ti ci vediamo poco. Continuare a ridere. Manchi, ci vediamo poco. Ma si diceva, ho letto un po' su alcuni nostri colleghi tedeschi, germanici, che a Spielberg c'erano gli uomini di BMW.
È vero che loro ci sono spesso, non è che sia un evento. No, ma infatti lo sappiamo. Però tu come la vedi questa cosa? Secondo te si sta davvero facendo, si sta muovendo qualcosa realmente in BMW per entrare in MotoGP con il nuovo regolamento? Oppure... Si devono sbrigare, perché sì. 2 anni sono pochi. Allora, che ci sia l'intenzione, sì, me l'ha confermato anche Spelletta. Spelletta è già da 2 anni che lo dice. Poi farlo un altro paio di maniche. Se io oggi dovessi dirti, ma non è che voglio fare il cerchiobottista, ti do a 60 non entra, a 40 sì. BMW non entrerà più per fare brutte cose, cioè per fare esperimenti, senta, entra con una moto che è già abbastanza valida. Ha lavorato molto bene nella Superbike, anche se è un pilota della Madonna, che sono parentesi. Però non lo so, io 60%... Che io sarei curioso di vedere poi cosa... Ma è difficile, guarda, intanto io penso che noi capiremo qualcosa dal futuro del turco, perché se lui rimane lì ancora 2 anni vuol dire che BMW entra. Sì, penso anche io che perché sia lui ancora un anno ci sta, beh, lo sappiamo già, però nel 2026... Se non sa che la BMW va nella MotoGP, secondo me se ne va. Sì, la mia opinione. Sì. Anche perché penso che il perché mondiale... anche giusto. Ma anche perché sai cos'è? Un progetto che era iniziato con delle prospettive. Sì. È proseguito con altre prospettive, con il dominio nel mondiale. Quindi alla fine il titolo lo vince la prima del primo. Certo, sicuramente. Certo. Quindi il prossimo anno lo vuole rivincere. È probabile. Quindi... Però poi devono dargli un'assicurazione che entra nella MotoGP, perché turco un pilota da mandare MotoGP. Sì, sì, ci vuole arrivare. Cioè, ma ci vuole arrivare e poi va bene anche per Adorno. Cavolo. Poi sarebbe... sai, qui c'è anche il discorso di questo Liberty Media che francamente mi lascia un po' perplesso. Perché io so che al momento l'antitrust non ha ancora deciso niente. Questo sì, però qualche settimana fa è arrivato un annuncio da Liberty Media che hanno deciso di vendere una tranche importante di azioni Formula 1 per finanziare... Allora, io volevo arrivare allora, a quello. Dico, secondo me, sai sì, cosa, se hanno fatto questo... Sì, però deve fare qualcosa anche la Dorna, secondo me, perché non puoi tenere Superbike, MotoGP, MotoE, Moto3, Moto2... È un monopolio e anche i ragazzini della Red Bull. Credo che qualcosa devono anche loro. Sai che per adesso non possono scriversi e mandarsi email, fra di loro non si possono scrivere, l'antitrust l'ha vietato. Perché ancora. Io ho l'impressione, ma la butto lì anche se Carmelo dice di no, e giustamente fa bene a dire di no. Io ho l'impressione che la Superbike nel panorama Liberty Dorna traballi un po'. So che c'erano degli interessi della Warner, sì, credo. Vediamo, secondo me tutto sta arrivando tutto, però ci vorrà un po' di tempo. Vedremo anche un po' interessante anche il calendario del prossimo anno che non è ancora uscito. Però sappiamo già di Brno che è una cosa. So che è una cosa gradita per te, Brno. Ma Madonna, ragazzi, per un insieme di cose che potete immaginare. Dobbiamo trovare le nostre nonne là, insomma, ragazzi. E si parla anche del Graceland, che è il circuito vicino a Memphis in Tennessee, che è già a posto da anni, per cui sì, vediamo un po'. Sicuramente negli Stati Uniti se Liberty Media entra ci sarà qualche altra gara, entrerà sicuro, quindi perché poi si libereranno magari della moto e sì, no, la soluzione la troveranno, sì. E meno male che arriva, certo. Anche se sai, io ti dico la verità, io quest'anno abbiamo avuto un incremento grosso secondo me di spettatori la MotoGP rispetto all'anno scorso. Io ho visto in pista. Sì, io parlo in pista, parlo sempre di quello che vedo, di spettatori, di paganti, di gente. Mi lascia un po' così, voglio capire Liberty Media come si vuole muovere. Guarda Carlo, io ho fatto due parole con Davide Brivio, sì, perché prima, un'intervista che penso pubblicheremo domani su GP1, e ho parlato con lui che ha un'esperienza diretta come con no, Liberty Media, perché ha lavorato con Formula 1. La cosa che mi ha detto che secondo lui sarà dove si vedrà realmente la mano di Liberty Media nel paddock, che poi sai ci sono movimenti enormi che magari poi alla fine hanno un risultato estetico tra virgolette basso, lui è convinto che quello che può succedere è che Liberty Media riesca a far diventare una gara, un evento, no, qualcosa che va oltre la gara in pista.
lui mi ha detto, guarda, io sono stato a Zandvoort, Formula 1, lì è una festa, cielo aperto, no, vero, musica, tutta la giornata, famiglie, gente che balla, gente che salta, concerti, cioè qualcosa che va al di là delle... A me è quello che mi ha lasciato perplesso, e c'eri anche tu nella conferenza stampa, che ha chiesto, a me mi ha inorridito, cioè che ha detto, se siete d'accordo a fare un weekend con Automoto. E i piloti... Cioè, la spieghiamo, perché in Giappone hanno fatto un esperimento, hanno fatto correre le GT assieme al campionato nazionale Superbike, hanno fatto il sold out, quindi l'evento è andato bene da questo punto di vista, però sono problematiche differenti. Ma un circuito di Formula 1... No, ma anche tra una logistica di una Formula 1 logistica di una MotoGP. Ma diciamo un'altra cosa, un circuito di Formula 1 non va bene per un circuito di moto. Suzuka è stato vietata le moto per i quando c'è i muretti vicini le moto non possono correre. Quando c'è il muretto vicino la Formula 1 corre. Ma poi secondo me l'unico che ha dato una risposta giusta, che io condivido pienamente, è Mark, che Mark ha detto, per me la MotoGP è un campionato che di per sé può fare sold out tutte le gambe. Ma che ha bisogno di questi, che poi alla fine sarebbe una diciamo mettere la MotoGP in secondo piano rispetto alla Formula 1. D'accordo, ma io lo dico, assolutamente è un problema anche di sicurezza. Ma poi a Suzuka è morto catto per il muretto. La macchina picchia lì, non fa niente. Noi abbiamo bisogno di via di fuga. Guarda a Barcellona quante volte cosa era successo, cosa hanno dovuto fare la chicane, c'è morto qualcuno. Cioè attenzione, questo secondo me non va fatto. A mio parere, ve lo dico chiaramente, ragazzi, speriamo che questo non succeda. Dai Carlo, siamo andati lunghi. Cioè, a me piace parlare. Ma noi andiamo lunghi, andiamo lunghi. Allora, domani Carlo c'ha una barzelletta che ci racconterà sul Bar Sport, domani, dopodomani, vediamo, magari sabato sera. Sabato, segnatevelo. Sport, così non si può. C'è una barzelletta fantastica, quindi segnatevela. Tenetevela. Me l'ha raccontata in anteprima, però. Grazie. Ciao ragazzi, ciao Marco.